Tutte le volte che si finisce per parlare di Islanda e dei miei viaggi, la maggior parte delle persone mi chiede sempre questo: che cosa si prova a vedere l'aurora boreale? Io sono sicuro che per chiunque non è facile spiegarlo, perché è soggettivo. Vedere per la prima volta un fascio di luce verde e viola che danza nel cielo, come fosse un telo di seta mosso dal vento, o come fosse così vicino da poterlo toccare, fa strano. La prima volta che l'ho vista, ricordo che è stato in un viaggio organizzato da un mio amico, Carlo, lo stesso Carlo con cui poi ho fatto la Via della Seta, e dopo giorni di viaggio in Islanda non riuscivamo a stanarla. Con un van ci spostavamo da est a ovest, da Reykjavik sino a Skógafoss, passando per Dyrhólaey e Vík, ma l'aurora non si era ancora mostrata. Così di giorno andavamo in giro tra le meraviglie dell'Islanda, tra le sue cascate spettacolari, le spiagge nere e i panorami mozzafiato, e poi di notte, senza riposare, tornavamo a guidare in van per cercarla. È quasi come se fosse una cosa sicura. Ma in quel viaggio scoprì che non è per niente scontato vederla. L'aurora boreale, infatti, non era inclusa nel viaggio. Come capii in quegli anni che ebbi la fortuna di vederla, che lei si mostra solo in determinate circostanze, a volte solo per pochi minuti. E dopo 4 giorni di ricerche a guidare tra coste e montagne, arrivammo sino ad un piccolo villaggio di pescatori che si chiamava Hofn e che in islandese si pronuncia Hop, come un singhiozzo. Era la notte del 30 ottobre e quella notte sarebbe stato il mio compleanno. Eravamo usciti come al solito a caccia di aurora, così mentre eravamo in van cercando un punto isolato dove poter parcheggiare e magari ammirarla, ho pregato. Lo so, fa strano sentirlo, soprattutto per chi non crede, ma io ho chiesto a Dio, quando avesse avuto un attimo, anche sapendo fosse una stronzata, di accontentarmi, anche solo per un minuto. Io giuro che quella sera il cielo si illuminò per un'ora circa. Cominciò con una timida luce bianca distante davanti a noi, nel cielo, tra le stelle, e che via via diventò sempre più verde, a tratti viola. Ovviamente iniziai subito a scattare delle fotografie e registrai anche un video, preso com'ero dalla felicità di quel momento. Quando tornai a casa, dopo quel viaggio, guardando quelle foto, trovai anche quel video di cui però mi ero totalmente dimenticato, e notai una cosa. In quel momento io ero l'unico in silenzio. Così, in conclusione, uso spesso quel video e le foto per rispondere alla famosa domanda: cosa si prova a vedere l'aurora boreale? Io non parlo, oltre a dire wow, oh, che bella e poche parole. Ma dire che è stupenda è dire poco. È una cosa rara che ti fa capire quanto è bella la natura. Alcuni urlano, altri piangono, ma io sono felice. Ed è pura felicità, cioè senza distrazioni. Sai, non mi viene da pensare a l'amore perso o problemi in famiglia o il lavoro, perché quel momento è un attimo di felicità, pure semplice. Come quando finisci di fare l'amore con la persona di cui ti sei innamorato, ti fa battere il cuore e ti senti vivo.